Continuiamo la nostra carrellata sulle persone che hanno fatto l'Atletica Saronno. Ricordiamo sempre 60 anni di atletica cominciati nel lontano 1954, ormai vicino il giorno dei festeggiamenti che sarà il prossimo 19 ottobre, e oggi questa cosa la facciamo con Marco Segatel. Marco Segatel è un atleta che ha avuto una carriera lunghissima, anzi diciamo che ancora salta, Ci provo. ci prova perlomeno, perché ha cominciato qui quando era piccolo piccolo e poi ha continuato. Presentati, Marco. Beh, io sono Marco Segatel, appunto, ho 52 anni e ho cominciato la mia attività atletico-sportiva qui all'Atletica Saronno penso nel lontano 70, 72, 73 e a Saronno sono legati i ricordi diciamo più significativi della mia carriera sportiva e ricordo ancora la prima gara fatta e l'ho fatta proprio qua a Saronno quando c'era ancora la pista in terra rossa. E sono dei ricordi meravigliosi. Quindi stiamo parlando del 1972, 72, sì, diciamo 72-73. l'anno prima La del prima pista in tarta nel rifacimento. 75, questo. Esatto. E da lì è cominciata diciamo, la mia carriera di saltatore in alto che Tu hai tra cominciato subito col salto in alto? Certo, anche Ah, perché certo. penso che sia l'unica cosa che ogni tanto riesco a fare discretamente, perché nelle altre specialità non mi hanno mai attratto più di tanto, anche se ho provato, anche se ho fatto anche un po' di salto in lungo, un po' di ostacoli, avevo fatto anche il triathlon, ho fatto anche il record italiano ragazzi di triathlon, però salto in alto per me, insomma, è il salto in alto. Questa passione, questo amore continua fino ad oggi. Quindi, cominci negli anni 70, diciamo quando superi per la prima volta i 2 metri? Ma i 2 metri a 16 anni, mi ricordo, ho fatto 2,5 a Brescia, sì a Brescia, e mi ricordo ancora, è stata un'emozione fortissima perché sono passato dall'1,96 che avevo saltato l'anno prima ai 2,5 metri, e da lì è cominciato un po'. 16 anni eri allievo. Sì, allora si era allievi a 16 anni, 16 anni adesso. eri allievo. Bene, andiamo avanti. Diventi junior, superi anche i 2,10. Sì, 2,10 è la mia migliore prestazione, è stata nella mia carriera, diciamo, da giovane, tra virgolette, è stata 2,13 m. E diciamo che forse, tra virgolette, anche se non c'è mai la controprova, si sarebbe potuto saltare un po' di più, però tra il lavoro, la mia testa che non era proprio perfetta per tirare fuori il meglio, è andata così, ma sono più che felice, Quindi ecco. 2,13. Esatto, sì. Dopodiché smetti o ti fermi o ti rallenti un pochino. Ma diciamo che dopo ho anche cambiato, sono andato a militare, ho cambiato anche società, ho gareggiato 2 anni per la Propatria, dove però ero chiuso da dei fenomeni assoluti del tempo, dei saltatori tipo, non so, Tamberi, Di Giorgio, insomma, che erano un po' inarrivabili, quindi io non riuscivo quasi mai a gareggiare nei campionati vari. E poi ho fatto qualche anno all'Atletica Rovellasca e dopo sono tornato per un po' di anni qua a Saronno. E lì hai scoperto un altro pezzo di mondo. Sì, un altro pezzo di mondo perché diciamo, dai 35-36 anni in poi è cominciata la mia attività come atleta master, Aspetta, fermati, sì, spiega cosa sono gli atleti master. diciamo che dai 35 anni in poi si può e si deve gareggiare come atleti inquadrati come master.
dove ci sono delle categorie di 5 anni in 5 anni, tipo 35-40 anni, 40-45 e così via, dove diciamo, l'attività è come quella assoluta, ecco, cambia diciamo, un po' i risultati e l'età. Ecco. E ci sono delle opportunità per fare delle bellissime esperienze come i campionati, i vari campionati italiani, i campionati europei, i campionati mondiali. E in Italia diciamo, l'attività master è molto presente, ma non è, penso, supportata in maniera diciamo, dalla federazione. Ecco. Invece all'estero insomma, gli atleti master sono molto 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 considerati. Ecco. E da master Segatel ha conquistato il mondo. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Ieri mi sono messo a ricordare, comunque sono nove titoli mondiali tra indoor e all'aperto e sette titoli europei. Praticamente in tutte le competizioni internazionali a cui ho partecipato ho vinto il titolo, diciamo, ecco. E sono tuttora dei ricordi, delle soddisfazioni veramente. Ai master si consegna una maglia, immagino, di campione? No, ai master si consegna la medaglia. Una medaglia, non c'è una maglia di campione? No, generalmente no. Magari qualche mazzo di fiori è la cosa più, senz'altro la cosa più emozionante, al di là della gara, di tutto, è la premiazione, insomma, con l'inno nazionale che mi fa sempre commuovere, ecco, tanto, diciamo. Adesso, 52 anni, sì. Gareggio ancora. Gareggio ancora, anche se sì, gareggio ancora. Quest'inverno ho vinto il titolo mondiale indoor a Budapest. E con quanto? Con un 90. E poi quest'estate invece il mio fisico mi ha detto stop, perché sono purtroppo afflitto da una pubalgia che fatica a passare. Comunque io tengo duro e spero questo inverno di riprendere a saltare, perché ci sono i campionati europei indoor in Polonia e ci terrei molto a farli. Ecco. Abbiamo descritto una bella storia di atletica. Sì, meravigliosa per quanto mi riguarda. Assolutamente bella. Perché arrivare a 50 anni e continuare a fare atletica? Con questo tipo facciamo una precisazione, sì. Perché Segatella, a me risulta, si allena in un posto molto particolare, sì. Ha ritagliato un pezzo di un capannone, sì, sul luogo di lavoro. Sul luogo di lavoro, lui quando non è in ufficio salta. Esatto, diciamo il mio dopo lavoro è ritagliarmi quell'oretta di allenamento dove riesco a fare un po' di potenziamento e quando è possibile anche qualche salto con due o tre appoggi, però ho creato una mini pedana in cortile, ecco. Quindi ci sono 40 anni di attività, c'è una regolarità di atletica, esatto. Uno dice ma perché? Ma per la passione, per l'amore che ho per questa cosa, perché insomma ognuno di noi ha delle diciamo tra virgolette degli hobby o delle passioni, insomma, chi piace suonare, chi piace dipingere, a me piace saltare, mi rendo conto che nel saltare ci sono anche dei problemi fisici, perché insomma il fisico scricchiola ogni tanto, però è una cosa che io ho dentro e mi appaga completamente, anche il fatto di allenarsi, di potersi muovere mi fa stare bene. E anche quando sono magari un po' nervoso dopo un allenamento, anche se breve, mi sento decisamente meglio e non ho mai vissuto lo sport, il salto, l'allenamento come un sacrificio, come un qualcosa che bisogna fare. Per me è sempre stato un piacere, perché nel momento in cui dovesse diventare pesante io lascerei stare, invece non, questo momento non è ancora arrivato, spero che non arrivi anche.
No, è bella sta cosa. Anche, qui siamo supportati anche dalla moglie, perché sì, bisogna certo, dirlo. Luisa, mia moglie, essendo anche lei atleta, e quindi mi sopporta e mi capisce, ecco. Anche nei momenti un po' di nervosismo, essendo lei stata ed essendo ancora una saltatrice in lungo, mi è sempre molto vicina, condivide con me sia le gioie sia i problemi. È importante anche quello, perché avere un partner che capisce è importante, ecco. In tutti questi anni, adesso tu gareggi per l'Atletica, l'Olimpia Amatori Rimini, Olimpia Amatori Rimini. Allora, sicuramente adesso mi sembra che sei un solo, ma in questi anni sicuramente ha avuto allenatori di varia, di diversi allenatori sono passati, ma, sì. qualche pensiero. Chi ti ha insegnato la prima volta a saltare? Questo già è una bella domanda. Una bella domanda, ma diciamo che all'inizio non mi ha insegnato nessuno, difatti saltavo proprio male, ecco, diciamo. Dopo ho cominciato a vedere magari alla televisione i primi saltatori in alto, i primi saltatori a ventrale, ho cominciato col ventrale, col folgore, sono un po' autodidatta. Diciamo che dopo, quando ho cominciato a frequentare il campo di Saronno, mi ricordo con immenso piacere Luigi Vacca e Banfi, che mi hanno seguito nei primi passi dell'attività, ecco. E dopo, a livello di allenatori, io sono un po' autodidatta, nel senso che non finite queste esperienze ho sempre fatto un po' di testa mia, e diciamo facendo anche degli errori chiaramente, però diciamo che nel bene o nel male, cose fatte bene o cose fatte male, me la sono sempre presa con me stesso, ho fatto i complimenti da solo, diciamo. Mi sono sempre molto, molto, non è che non ho mai avuto, ho sempre seguito anche consigli di vari allenatori, così, però fondamentalmente nessuno mi ha mai seguito proprio tutto l'anno, ecco. Ti sfrutto, visto che hai parlato di due persone che non ci sono più, che sono, esatto, Luigi Vacca ed Enrico Banfi, per un ricordo loro. Sì, due persone meravigliose. Diciamo, il ricordo che ho di Enrico Banfi è proprio, siccome è mancato molti anni fa, è un ricordo un po' più breve, però mi ricordo la sua enorme passione e il fatto che mi ha proprio indirizzato nella passione, nell'amore per il salto in alto e per l'atletica in generale. E poi per Luigi Vacca, che per me è stato veramente una persona... È difficile trovare anche le parole, diciamo, una persona di cuore, una persona buona, che ha sempre dato tutto e di più per i suoi ragazzi, per gli atleti e per l'atletica. È stato veramente una persona molto importante, ed è una grande perdita, la perdita di Luigi. Mi ha molto toccato e mi ha molto colpito. Bene. Quest'anno l'Atletica Saronno fa 60 anni. Io ho intervistato, sto intervistando i primi atleti, abbiamo trovato gente che nel 55-56 preparava i 400 ostacoli in mezzo all'erba, perché non c'era il campo, non c'era la pista per intera. Tu hai cominciato con la Terra Rossa. Esatto. Oggi Terra Rossa, Rookbor, Terra Rossa, diciamo. Ci sono diversi manti. Sì, esatto, adesso sì. No, quindi si è evoluta tantissimo la situazione, certo, rispetto in questi 60 anni. Allora penso fosse quasi una scommessa fare atletica. Sì. Quando hai iniziato tu era comunque ancora una cosa abbastanza... particolare, mettiamola così, poi ci sono state le evoluzioni tecniche di tutto. In questi 40 anni tuoi di atletica, perché 40, alla fine sono 40, esatto, anni che ti fai, che giri, accidenti, a questo punto parecchio, un pensiero particolare rivolto a una struttura molto bella che hai visto, una situazione che ti è rimasta addosso? Ma anche perché, secondo me, avendo girato molto, esatto, sì,
c'è una cultura diversa fuori dall'Italia di queste cose. Diciamo che a livello di impiantistica abbiamo, penso, molto da imparare. E ci sono, diciamo, la cosa che mi ha più colpito è la possibilità che c'è di fare impianti senza andare a spendere capitali, perché in Italia sembra quasi che per fare un impianto bisogna spendere cifre enormi. Invece ho visto diversi palazzetti in Svezia, in Finlandia, fatti, non dico a risparmio, però in modo molto razionale, senza andare a spendere cifre fuori dal mondo. E poi ci sono dei palazzetti veramente meravigliosi, tipo il palazzetto dello sport di Linz o quello di Sindelfingen in Germania. E diciamo che il posto che mi ha più colpito per l'atletica e per il fare atletica è stato a Potsdam in Germania, dove ho fatto i miei primi campionati europei da Master 40, dove abbiamo gareggiato nel vecchio centro della DDR, e quello che c'era era veramente il paradiso per l'atleta, nel senso che c'erano tre o quattro piste d'atletica, di cui una di 400 metri indoor, pedane per i lanci, per i salti da tutte le parti, veramente un paradiso per un atleta, cosa che da noi è un po' introvabile, ecco. Insomma, sono cose che lasciano un po' il segno, ecco. E oppure anche la pista con 10 corsie trovata a Porto Rico, cose che per noi sono proprio un po' fuori dal mondo. Però insomma, accontentiamoci di quello che abbiamo, perché rispetto alle prime piste in terra battuta, mi ricordo quando si andava a Varese o a Busto a gareggiare, dove c'era il Rookbor, durissimo e faceva anche malissimo, perché se ti capitava di cadere sul Rookbor era molto doloroso. E insomma, poi la situazione degli impianti qua da noi è quella che è, perché già il fatto magari di rifare una pista diventa una pista vecchia, diventa un problema, perché non, insomma, dicono che non ci sono i soldi, quindi io spero che in futuro si possa tornare un po' a costruire impianti e ad usarli soprattutto. Bene, vado a chiudere con un ragionamento semplice, ma secondo me c'è dentro tanto. Io ho un'idea che l'ottimo è il contrario del bene, nel senso che non sempre ricercare la perfezione ti porta a dei risultati, ma forse per il salto in alto questo non è vero. Il salto in alto è pochi secondi di sforzo, molto pochi secondi di sforzo, in cui tu devi essere praticamente perfetto nell'ambito di questo. Esatto. Ed è una specialità particolare, cioè noi abituati alle corse, ci vuole il tempo, sì. 2 secondi, 3 secondi tra rincorsa, stacco e andare di là, e deve esserci tutto al suo posto. Degli automatismi, insomma, ci vogliono degli automatismi e una ripetitività durante l'allenamento che ti porta durante la competizione ad eseguire il tuo gesto atletico senza pensieri particolari, nel senso che ti deve venire tutto automatico, perché dal momento che tu cominci a pensare devo fare così, devo fare cos'ha, devo stare alto, si parte già male. Diciamo che secondo me quando si salta bisogna essere, tra virgolette, un po', nel senso buono, un po' ignorante, nel senso che non bisogna avere pensieri, non bisogna avere paturni, bisogna pensare solo a buttarsi, ecco, ma senza troppi pensieri. Non bisogna pensare ho avuto male, non mi sono allenato bene, mi sono allenato male, bisogna un po' lanciarsi, ecco. E in 3 secondi si risolve tutto. Sì, si risolve tutto nel bene o nel male, ecco. Beh, certo. Meno male che nel salto in alto almeno ci sono 3 prove in cui si può... Quindi 3 secondi più 3 secondi più 3 secondi, in 9 secondi possiamo fare una possiamo migliore. Possiamo provarci, sì, certamente, sì. Grazie Marco. Prego, e auguri all'Atletica Saronno.